Ciao a tutte! In questo video ho realizzato per voi una nail art in cui voglio farvi vedere l'utilizzo degli striping e del dotter. Allora, questo qui in realtà l'avete già visto nel video dei puntini, quello che ho fatto un po' di tempo fa, dove realizzavo i puntini arancioni su una base verde. Però in questo caso appunto ho abbinato queste due cose. Allora, gli striping sono questi nastri adesivi così, molto sottili, praticamente. Non so se si vede, però questo qui è lo spessore e ce ne sono di tantissimi tipi, di tantissimi colori. Io ne ho un sacco veramente perché possono essere utilizzati sia come stencil, diciamo, per fare le varie forme, sia proprio come decorazione. Infatti, ad esempio, questo qui è tipo bianco con dei brillantini. Io nella nail art che vi faccio vedere l'ho utilizzato come stencil, poi magari più avanti posso anche fare un video in cui lo utilizzo come decorazione vera e propria. Il dotter invece è questo qui, quindi questo attrezzo così che ha la doppia punta. Io ho utilizzato questo qui che ha la punta fine fine per realizzare dei puntini. Allora, in realtà non era programmata come nail art, nel senso che volevo farne una totalmente diversa. E qualche giorno fa mi sono messa lì appunto per fare un po' delle prove sulla mano destra, poi man mano che applicavo gli striping, che usavo il dotter, eccetera, invece mi è venuta tutt'altra, cioè proprio completamente diversa. E sulla destra ho realizzato questa, che in realtà non c'è nel tutorial perché ho fatto le due mani diverse, e quindi nel tutorial vi faccio vedere come realizzare la sinistra, che è venuta così, anche il pollice è importante in questo caso. Anzi, se volete anche il tutorial per la mano destra, andate su Facebook e su Instagram, sulla mia pagina, perché ho messo la foto e se mi mettete il like lì, io capisco che vi interessa e quindi faccio il tutorial, che appunto in questo faccio vedere solo come realizzare la mano sinistra. Allora, ho utilizzato solo due colori, bianco e azzurro. La base è questa qui di Bottega Verde, trattamento crescita unghie con complesso multivitaminico, questa qui. È molto buona questa, mi piace tanto. È molto valida. Come base, diciamo base bianca, ho utilizzato questo smalto della Essence, The Gel Nail Polish, numero 33 Wild White Ways, che colora molto bene. Io in realtà ho fatto due passate perché essendo bianco comunque lo volevo proprio bianco bianco, tipo bianco sbianchetto, bianco latte. Però colora molto bene già la prima passata. Poi l'azzurro, anche l'azzurro di Essence, The Gel Nail Polish numero 39, Blue Bubble di blu. Questo qui è molto chiaro, però è carino, sta bene. Poi ho utilizzato il top coat della Kiko numero 200, quello trasparente, per fissare bene il tutto. E poi appunto ho utilizzato gli striping, il dotter e, cosa fondamentale, le gocce Express Dry, che avete già visto anche nell'altro tutorial della Essence. Qui poi dopo il tutorial vi faccio, cioè vi dico bene perché sono fondamentali e come le ho utilizzate. Mi sembra di avervi detto tutto come introduzione, quindi adesso vi lascio al tutorial. Ho già applicato la base e ho fatto due passate di bianco. Adesso vado ad applicare gli striping, quindi ne taglio piccoli pezzi e poi li metto sull'unghia. Mi concentro su un'unghia alla volta e vado ad applicare gli striping a piacere. Una volta che li ho applicati come voglio, passo sopra il colore. In questo caso io passo l'azzurro solo su metà unghia. Poi vado a toglierli uno per uno quando il colore è ancora fresco. Lascio asciugare bene e poi correggo le varie imperfezioni. Sull'indice invece li ho applicati così e vado a passare lo smalto azzurro su tutta l'unghia.
Poi tolgo gli striping. E lascio asciugare. Vado a fare poi la stessa cosa per il medio. Tolgo gli striping. E lascio asciugare. Sull'anulare vado ad utilizzare il dotter, quello fine, e realizzo dei pallini. E lascio asciugare. Sul mignolo, infine, riprendo il tema che ho usato sul pollice e ne coloro solo metà. Anche qui lascio asciugare e poi correggo le imperfezioni. Per sigillare il tutto, poi vado ad applicare il top coat. E lascio asciugare. Eccomi qui. Allora, spero che vi piaccia come nail art. A me piace tantissimo perché è venuta proprio bella colorata, fresca, cioè proprio anche semplice da realizzare alla fine. Una volta che avete gli striping, potete metterle a vostro piacimento e si possono fare tantissimi disegni diversi. Una cosa che non vi ho detto nel video, mi sono dimenticata, è che ho usato il dotter oltre che per realizzare i puntini sull'anulare, anche per abbellire le altre unghie. Quindi ho fatto dei puntini anche sull'indice, nella parte inferiore, e ugualmente sul pollice, nella parte che avevo lasciato bianca. E poi ne ho messi tre sull'indice, qui, in modo da fare una decorazione, e la stessa cosa poi sul medio, quindi qui di fianco. Una cosa fondamentale è l'asciugatura dei vari passaggi, ed è qui che appunto risultano molto importanti queste gocce qui. Perché praticamente utilizzando gli striping, se la base, in questo caso la mia era bianca, quindi se la mia base bianca non era ben asciutta, una volta che si va a togliere il nastrino, praticamente viene via anche la base. E quindi è fon veramente fondamentale che la base sia perfettamente asciutta. Io addirittura l'avevo fatta un po' di tempo prima, quindi non l'ho fatto tutto vicino nell'immediato, in modo che proprio potesse asciugarsi benissimo. La mia base bianca, appunto, come ho detto prima, io ho fatto due passate in modo che potesse essere ben definita, omogenea e non ci fossero dei buchi bianchi, anche se poi magari alcune dita venivano coperte dall'azzurro, comunque volevo che si vedesse bene. Ovviamente non è che la base deve essere per forza bianca, potete farla di qualsiasi altro colore e poi ovviamente le righe qui coperte dal nastrino verranno il colore di cui avete fatto la base. È importante anche l'asciugatura dei puntini, questo l'avevo già detto anche nell'altro video. Devono essere super asciugati bene prima di mettere il top coat, perché se no, mettendo il top coat si tirano e vengono delle righe e non vengono i puntini. Mi sembra di avervi detto tutto. Nel caso, se avete domande, lasciatemele nei commenti perché può essere che magari qualcosa mi sia sfuggito. Comunque, appunto, secondo me è molto molto carina, è uscita veramente bene. E vi invito a replicare e a divertirvi anche voi con l'utilizzo appunto degli striping e del dotter, che si possono fare tantissime forme strane, colorate, divertenti, diverse, insomma.
Quindi mi raccomando, se il video vi piace, la nail art vi piace, mettetemi un mi piace e lasciatemi un commento. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!